Bene, abbiamo con noi due importantissimi gestori del turismo di San Benedetto, diciamo, del nostro territorio, entrambi con carichi importanti. Bene, la prima domanda è che rivolgo a tutte e due, vediamo siate abbastanza concisi. Questa situazione, come la vedete voi? Che cos'è che è andato bene? Che cos'è no, non è andato? Che cosa vorreste cambiare di quello che sono le iniziative, diciamo, del comune? Ma del resto il comune prende spunto dal nazionale, no? Allora, Chi comincia? cos'è? Chi è che comincia? Possiamo cominciare Giuseppe per Per anzianità, va. Per anzianità. anzianità. Allora, vabbè, io la situazione che stiamo vivendo penso che sia un fatto straordinario, un fatto che spero non si ripeta più. E quindi ci sono delle condizioni che non potranno incentivare il futuro estivo. Se non ci sono dei passaggi importanti, secondo me, bisognerebbe arrivare alla soluzione. La soluzione purtroppo non c'è. La soluzione è la fine di questa epidemia, pandemia. Quindi c'è ancora dei focolai, c'è ancora tutta quella zona. Che poi è fondamentale per il nostro turismo, no? Quello del nord, del Bologna in su, tutta quella fascia che arriva fino a Milano, fondamentale. Stanno ancora soffrendo un po'. Quindi, se non si sblocca quella situazione, noi saremo qui ancora a soffrire, ma a soffrire molto. Quello che mi dispiace è che non siamo stati ancora considerati minimamente dalla politica, dal governo. Noi siamo stati lasciati così all'abbandono, come sempre, no? Il turismo balneare, 8, 9, forse anche il 10% del PIL nazionale, solo perché ci sono degli operatori che sono bravi, capaci di far rendere questi spazi demaniali che altrimenti sarebbero palude, sarebbero disastrosamente all'abbandono. Noi siamo riusciti a tirare fuori il meglio. La gente dice che tiriamo fuori le pepite. Questo non è vero, non è vero. Però fa campare tanta gente, fa campare tanta gente. Io penso anche a Sandro che sta qui con noi. Adesso E lo sentiamo. tutto quel lavoro che riusciva a fare, a portare gente che arrivava da tutte le centro Italia, insomma, ecco, anche personaggi di un certo tipo, di un certo valore. Ecco, questo non succede più e questo dimostra che siamo veramente arrivati a livelli bassissimi. Gli alberghi sono chiusi, gli alberghi sono ancora chiusi. Quindi come si può sperare in una ripresa? Il comune si è adeguato in qualche modo a quello che erano le direttive nazionali, regionali, ci hanno imposto alcune cose che veramente sono assurde, assurde che poi, vabbè, continuerò, magari ne parleremo più in là e riprenderò la parola, ma Senti, sono veramente delle cose improponibili. una domanda veloce e poi passo la parola a Sandro. Potrebbero esserci resistenze ad accettare, per esempio, turisti della Lombardia, diciamo, dove. Ma io no, io li aspetto perché i turisti che sono sempre stati fedelissimi, fidelizzati da noi, e quindi noi abbiamo la tradizione nostra è quella di aver accolto magari i giovani che poi alla fine si sono sposati, sono ritornati con i figli. Oggi abbiamo i figli che tornano nelle nostre Ok. località, come potremmo a degli amici
non accettarli. No, ma si no, può vabbè. accettare degli amici continuo... in casa tua, no? Io Vabbè, penso adesso continuo la stessa domanda con Sandro, però in un altro modo. Cioè, gli ospiti, altri ospiti di altre regioni, magari potrebbero in qualche modo obiettare qualcosa, diciamo. Poi faccio l'altro, poi continuo con l'altra domanda. Questo è il continuo dell'ultima che ho fatto. Per me, Nazareno, eh? Sì, sì. Sì. Vabbè, innanzitutto ringrazio di questa cosa di cui sia io e Peppe abbiamo forzato affinché si possa capire com'è lo stato delle cose. È evidente che una situazione del genere che ha portato le attività al tracollo, si parla anche di un 25% in Italia, questi sono i dati della Commercialcendi, che nemmeno riapriranno le serrande. Ci sono persone che stanno riaprendo, come diceva Peppe, perché i gestori stanno mettendo il cuore in questa vicenda, in questo momento, dove non riusciamo veramente a far riquadrare i conti. Noi quest'anno, quando andremo a fare i conti a fine stagione, partiremo quando meno abbiamo fatto, non quando più avremo fatto. Quando meno avremo fatto, perché già dire abbiamo fatto pari quest'anno, nel 2020, nei prossimi anni diremo è stato un successo, se riusciamo a fare pari. Oh, ci sarà una disoccupazione che a ottobre ci ritroveremo in tutta Italia e quindi anche nel nostro settore, che rasenta quasi il 30-35%, perché noi immaginiamo che ogni attività, dalla mia alle altre, io ho dovuto licenziare, non riprendere, questo è il termine per gli stagionali, non riprendere 5, 6, 7 dipendenti, e quindi moltiplicato per tutte le attività che fanno turismo, immaginiamo che percentuale nel settore che si creerà nei prossimi mesi. Oh. Poi San Benedetto vive di turismo, cioè noi dobbiamo metterci in testa che la nostra città vive esclusivamente di turismo, non già è anche il territorio, Sandro, tutto il territorio, non solo San Benedetto. Sì, tutto il territorio, ma in particolar modo San Benedetto, tutto il suo benessere da sempre lo ha incentrato nel turismo, perché certamente c'è stata la pesca che ha dato il via a un benessere, diciamo, cittadino. Ma quello che è stato negli anni seguenti lo ha fatto perché, non avendo delle grosse aziende produttive, non avendo grosse aziende nel settore del terziario, è evidente che il turismo è l'elemento fondamentale. E quindi, come diceva Peppe, noi siamo stati dimenticati, perché a conti fatti, diciamo così, per quanto riguarda anche, lui lo sa perfettamente, le battaglie che abbiamo fatto con la regione, se davamo retta ai protocolli, diciamo così, nazionali, l'INAIL, noi non avremmo nemmeno potuto aprire i nostri stabilimenti balneari, dove si diceva perfino che dovevamo stare quasi a 20 metri quadri. Quindi voglio dire, in tutta questa vicenda, è evidente che oggi il nostro settore sarà penalizzato fortemente. Noi andiamo a lavorare ogni mattina e non sappiamo nemmeno se a fine serata riusciamo a riportare un incasso che ci fa quadrare i conti per un pareggio. Oh, tu dicevi giustamente i milanesi, questa è una cosa che noi ci siamo tanto domandati, perché è chiaro che noi vorremmo che noi riprendiamo, perché non ci dimentichiamo, Nazareno, che noi in questa fase stiamo vivendo un turismo di prossimità, un turismo fatto di ascolani, di gente del luogo. Considera che fino a qualche settimana fa nemmeno gli abruzzesi potevano venire a San Benedetto, che è un assurdo. Silenzio, per piacere. Dicevo che non ci stavano nemmeno gli stessi abruzzesi fino a 7-8 giorni fa, che potevano venire dalle Marche. Quindi noi a oggi non abbiamo né gli stranieri e tantomeno non abbiamo, diciamo così, i turisti, perché io vedo in giro, siamo tutti quanti di noi, cioè non c'è il turismo che ancora può fare il salto di qualità alla città. Qual è il problema grosso? Arriva lo milanese. Lo milanese per noi è guadagno, chiaramente. Però non vi nascondo che, sapendo che ormai il 70-80% dei contagi stanno in quella zona, è evidente che noi un po' di pauretta ce l'abbiamo, perché sapendo che viene una famiglia milanese, non tanto per noi gestori, che in qualche modo con i vari protocolli cerchiamo di tutelarci, ma anche per chi sta vicino a queste persone, chiaramente un po' di paura ce l'hanno. Però io, Anzariano, volevo specificatamente far presente una cosa che riguarda le nostre attività. Purtroppo, prima con la paura si riusciva a mantenere quel trittico che ci siamo imparati a memoria con il coronavirus, che era la mascherina, gli assembramenti e il metro di distanza. Noi stiamo vedendo ormai in giro per la città, penso per la regione, ma come vediamo in tutta Italia, che ormai questo trittico non è più rispettato, perché la gente purtroppo non ha più paura. Quindi noi
siamo in una condizione, e questo è un elemento che ho detto anche ieri in un'intervista fatta in prefettura, noi non possiamo punire i gestori che non mantengono queste direttive, perché i protocolli sono contro il virus, non contro il virus che può stare dentro i locali. Nel senso, se uno dentro al locale fa rispettare certi protocolli, fuori dai nostri locali la gente sta attaccata, si bacia, non si mette le mascherine, cioè che senso c'è? C'è una sorta di prevenzione che non vale per tutti. Questo è un aspetto che noi dobbiamo valutare, perché è il problema del momento, eh? Cioè dentro i locali noi veniamo multati, fuori dai locali la gente fa come si fa. Ma visto l'andazzo, scusate, visto, non sarebbe il caso, visto come sta andando, sta regredendo questa pandemia, no? Visto anche, come dici tu giustamente, che il rispetto non c'è, chi ci rimette sono stando gli esercenti, mi pare, no? Che potrebbero essere puniti, perché non mi pare che vanno per strada se vedono tanta gente su un tavolo che sta fuori, punisce, fa la multa a loro, lo fa l'esercente che deve bravo contare. Questo è il problema. Non sarebbe il caso che il governo, dico, perché penso il comune di sua iniziativa non lo può fare, desse un segnale di riapertura totale, visto come vanno le cose e visto da quando ha riaperto non mi pare che ci siano state. È un piccolo rischio, però un rischio secondo me che può essere corso. Nazareno, io sono convinto, e vorrei essere smentito, che noi dobbiamo ringraziare il Signore che questo virus in qualche modo è scomparso nel nostro territorio interno nazionale, perché se ci fosse veramente qualcuno che ha ancora delle positività, io credo che per come ci stiamo comportando adesso rispetto alla fase 1, io penso che noi ci dovremmo scontagiare tutti quanti, tutti, perché praticamente noi ormai stiamo a contatto, ci baciamo, ci abbracciamo, stiamo vicini, ma meno male che non ci sta il virus, perché sennò io sono convinto che oggi, se il virus stesse ancora nei nostri territori, qua lo prenderemo quasi il 70% delle persone. Ma servirebbe, secondo me, anche per testare perché secondo me se stiamo a vedere, aspettiamo che nessun positivo ci sia più, praticamente non succederà mai, secondo me, no? Nazareno, dimmi. No, io sono convinto invece che nelle zone nostre, queste rivierasche, dove la salubrità del mare, il sole, la sabbia, insomma, io penso che come sempre, no, negli anni abbiamo dimostrato il mare è salute, è una cura, e quindi è più forte la salsedine, il mare, la salubrità di questo nostro mare che un virus. Io penso che dai risultati che abbiamo avuto nella nostra zona, San Benedetto del Tronto, sono risultati che sono stati minimi, anzi... Ma lo dicono i numeri. Se abbiamo avuto qualche infettato è perché ce l'hanno portato nella nostra zona, quindi noi non siamo stati esenti dal virus, e lo abbiamo dimostrato con i numeri. Dell'ospedale, dei ricoveri. Quindi io penso che il mare, secondo me, il governo lo dovrebbe consigliare come terapia, come possibilità di far guarire un po' di gente che sia con il lavoro e lo stress, questa vita certo potrebbe venirsi a ritemperare e ripartire a settembre con il lavoro, con le attività. Ma certo, Giuseppe, lo dicono i numeri, adesso non siamo nessuno dei tre virologi né esperti di queste cose, perché, però secondo me è molto importante il numero del calo delle terapie intensive e dei morti. Motivo per cui secondo me è un piccolo rischio, bisogna correre, riaprire. Ma sicuramente, se no altrimenti io so e ho sentito che veramente molti imprenditori, molti operatori che stanno sul mercato, che stanno soffrendo, qualcuno ha scelto la via, quella la peggiore, quella del suicidio. Quello, qui molta gente... E magari la stampa, le televisioni, i media, neanche lì riporta, capito? Viene tutto taciuto. Questa è la vergogna. Non vorrei dirlo, però noi normali, diciamo che non ci intendiamo di queste cose, seguendo la televisione ci capiamo ancora di meno, perché spesso e volentieri...
sono contrastanti tra di loro, no? Come facciamo a sapere qual è la cosa più giusta? Perché qualcuno dice è diventata un'influenza normale, quindi, e quindi se è diventata un'influenza normale, però alcuni dicono no, riprenderanno sicuramente, a me a settembre riprenderà, diventerà una pandemia, tornerà di nuovo a grandi livelli con grande pericolo, boh, io non so come fanno a dirlo. Comunque gli esperti sono loro, però secondo me, come penso mi pare abbiano fatto le altre nazioni, un rischio, questo rischio bisogna correrlo adesso, visto che adesso i decessi non sono più quelli di una volta, stanno scendendo fino ad azzerarsi. Molti scienziati consigliano il mare. Il mare per poter combattere anche la pandemia. Quindi io, anche come operatore, vi consiglio, venite al mare. E se non ce la fate, io penso un appello è al governo italiano. Contribuite e fate in modo che tutti possano veramente andare al mare e ripartire nelle attività. Questo è sicuro, Giuseppe, questo è sicuro, anche perché se tu vai a vedere la situazione, che fa bene la bassità, il Veneto è il primo che ha ripreso, perché il Veneto c'ha molto mare, la spiaggia, insomma. Quindi la Lombardia purtroppo non c'ha il mare. Almeno gli esperti, i scienziati. Lo hanno detto, lei lo dice. Io so che il mare fa bene, perché è scomparso. Vabbè, allora speriamo che questa cosa si risolva in qualche maniera, e che gli incentivi piuttosto del governo, qualcosa c'è stato, anche se sicuramente nettamente insufficienti, no? Gli incentivi per voi. Nazareno. No. Non ci sono stati, credo. No, niente. Quando forse è più a corrente. Allora, ti spiego subito. Per quanto riguarda quelle integrazioni, tu consideri che per gli stagionali non sono state fatte. Quindi quelli che prendevano la cassa integrazione lo prendevano se avevi un'attività annuale. Quindi per noi stagionali, zero. Prima cosa. Seconda cosa, ed è un motivo per cui, come tu sai, io ti ho invitato a fare questa riunione con Peppe e altra gente, è il fatto del canone. Qua ci vuole che noi prendiamo di petto il discorso del canone. Noi non possiamo pagare quest'anno, diciamo così, un canone quando le attività non hanno la redditività, quella classica. Quindi qui non si deve parlare di riduzione. Il 2020 il canone deve essere abolito. Io ho parlato con il Nazionale ieri, perché noi non possiamo pagare, soprattutto, dico io, rispetto magari a Peppe, lui lo sa, che c'ho una pertinenza demaniale, che abbiamo dei scelte storici, dove non paghiamo 2-3 mila euro all'anno, ma io pago 20 mila euro per la mia attività. Ci sono attività che pagano anche 50 mila euro vicino a me. Scusa Sandro, tu sai benissimo che molti sono falliti, certo. Hanno perso la concessione proprio perché non pagavano più il canone, perché era impossibilità da pagare. E oggi, in questo momento, c'è un nostro caro amico, Walter Galli, che sta facendo lo sciopero della fame, non beve più, non fa più niente, proprio si sta portando alla morte, un suicidio. Questo non lo possiamo permettere. Abbiamo avuto Marcello Di Finizio, quasi 7-8 mesi sopra una gru a 70 metri, e nessuno se ne è importato niente. Vabbè, io ho accettato l'invito. Quindi io ripeto, Alfareno, ripeto, ho qui il governo. Inizia a considerare questo settore per l'importanza che ha, o per me non voglio fare politica, per me non mi serve, capito? Questa cosa. Ma la tua iniziativa è nazionale, quindi hai fatto già tanto per questo qui. Comunque questa del canone è una questione comunale, mi pare, no Sandro? No, non è comunale, Zareno, purtroppo, è nazionale. È nazionale perché ti spiego, il 10% va alla regione, il 90% va allo Stato, quindi purtroppo non lo può risolvere l'amministrazione comunale. Quindi non è che può abbassarlo. No. L'unica cosa che ho fatto io, ho chiamato in regione per vedere di far abolire quel 10% che noi paghiamo sul canone. Significa che se uno paga 20.000 euro, 2.000 euro va alla regione. E la regione mi ha promesso che stanno valutando questo aspetto per il 10%, ma l'altro 90% deve venire da Roma. Avevamo chiesto anche, capito? No, questa è una buona informazione, perché molto. Nazareno, avevamo chiesto anche per alcuni casi di riduzione del,
delle spiagge, per alcuni fenomeni, per alcune pandemie, appunto, ci sono nel codice della navigazione delle possibilità di riduzione del canone del 50%, ma in alcuni casi, quelli magari più eclatanti, c'è il canone ricognitorio, si chiama, ed è pari al 10%. Noi in questo caso vogliamo, pretendiamo un canone ricognitorio, altrimenti a settembre saremo tutti in piazza Montecitorio a continuare le nostre attività, ma con ombrelloni, lettini, pattini e tutto quello che vuole per fare capire quello che sta passando, che sta soffrendo chi ha le attività balneari. Questo colloquio facevo poi con Indemes, farlo arrivare a livello nazionale magari può dare un contributo, no? Ma io ci adesso arriviamo. Io vorrei adesso però chiudere con due o tre domandine ottimistiche, diciamo, in senso positivo sul dopo pandemia. Una volta questa dovrà finire prima o poi, no? Nazareno, prima io volevo concludere, sono d'accordo e sono sicuro che Peppe mi seguirà in questa nostra battaglia, che noi concessionari in Italia siamo 30.000. Noi fra sei mesi rischiamo di non avere più le nostre concessioni. E qui tu prima dicevi cosa può fare l'amministrazione comunale e cosa può fare quella statale. Qui il comune, ma lo dico senza polemica perché d'altronde Piundici l'ha promesso, noi dobbiamo far sì che l'amministrazione comunale, così come ha fatto Senigallia, Civitanova e tante altre città rivierasche, facciano questo documento per far rinviare, per far rinnovare le concessioni balneari per la Bolkestein. È una cosa che è nelle corde dell'amministrazione comunale. Significa che il comune, mi si dice per fatti burocratici, deve assolutamente fare questo atto, che in qualche modo è un atto che ci può agevolare fortemente per la proroga delle concessioni balneari per 15 anni. Questa è una cosa che sta nelle corde dell'amministrazione comunale. È legge. Sì, se il comune può, io so sapere, sono finanziaria, sono molto critico. Molto critico con questa amministrazione Piundi, perché vedo che secondo me è stata inefficiente. Comunque, se è nelle loro possibilità, non credo che gli effetti burocratici possano impedirlo. Gli effetti burocratici adesso non. Non so a che cosa si riferisce esattamente Sandro, però le questioni burocratiche vengono superate dalla politica. Ti spiego un attimo. Se è nelle corde della politica, come ha detto Sandro. Posso spiegare che nella legge 145 del 2008, che è la finanziaria per il 2009, ha stabilito che le concessioni di balneare sarebbero slittate fino al 2033. Avrebbe dovuto seguire un decreto attuativo della legge. Franceschini dice che lui già ritiene questo possibile, però manca sempre quel cavillo che non consente la tranquillità forse a qualche funzionario. Ecco, allora, siccome lo hanno fatto in tanti, come dice Sandro, in Italia, tanti comuni si sono presi questa responsabilità, vogliamo, visto che c'è una legge, legge finanziaria, io penso che va fatto subito. Io su questo penso, non so, adesso io mi fido di voi perché gli esperti siete voi, però se questa è una possibilità che il comune ha, per esempio, in una città come San Benedetto, un territorio così con tante concessioni balneari, penso che debba perlomeno, per finire in bellezza, diciamo, il loro mandato, visto che siamo un po' al termine. Io vorrei concludere. Ma domanda, lo farà sicuramente lo farà Pasqualino Biondi, penso che lo farà, no? Non credo che l'ha promesso, l'ha promesso. Penso proprio l'ha promesso. Appunto, l'ha promesso. Appunto,
io aspettiamo per voi principalmente, insomma, non è tanto certo. Per i concessionari. Ma non si vive tranquilli. Adesso io vorrei fare una domanda, capire, che va al di là di tutto questo. Finisce la pandemia, no? La stagione quest'anno andrà come andrà e poi ci sarà la prossima stagione. Perché io so, penso che tutti quanti siano d'accordo che non è che il turismo sia stato molto incrementato qui nella nostra zona negli ultimi anni, no? Non mi pare, anzi, secondo me c'è stata una decrescita da anni del turismo, no? Voi che pensate, una volta è tutto normale, se ritorniamo come prima non è che torniamo tanto bene, diciamo, secondo me. Avete qualche idea per dopo voi, se adesso magari anticipare qualcosa? Mi scuso con Sandro, riprendo la parola. Visto che chiudono molti alberghi, praticamente a San Pietro non abbiamo più alberghi, quindi il turista... Sì, ma questo volendo, è colpa della pandemia, è colpa del... Volendo, non potrebbe neanche arrivare a San Pietro e pernottare e stare qui da noi. Allora io ripeto, ho sempre pensato a un mare turismo con un nuovo piano regolatore che permetta agli stabilimenti balneari di accogliere nelle proprie concessioni il cliente, il turista, con la possibilità di anche di pernottare, mangiare, stare e vivere. Le 24... Non facciamo alberghi, ripeto. Io sono d'accordissimo con te. Fammi finire questo vecchio pensiero che ho sempre avuto. Sostituire le cabine in camere. Con doccia, bagno e servizio. Poi da mangiare lo fa lo chalet o va dove si pare. Comunque la cabina che si trasforma anche per la notte. Quindi noi potremmo, in una spiaggia di 114 concessioni, se ci fossero 50 o 60 adeguamenti di questo tipo a 6 camere, 6x6, 36, sono 360 camere. È come se nascessero di botto 10 alberghi. Ma io penso che gli alberghi li faremmo funzionare, si avvantaggerebbero di questo. Non è che sarebbe un problema per loro. Non so, io tanto tempo che non vado a Viareggio, però mi pare che a Viareggio verso la strada ci sono i negozi di abbigliamento. Dico, sbaglio? Certo, per esempio, no? Viareggio. Il piano Follis all'inizio si chiamava il lungomare vetrina. Perché queste due casette, lo spezzettamento? Perché da una parte c'era il bagno, da una parte si poteva fare un negozietto, da un'altra parte no, si poteva fare Viareggio, attività. Credo. Ed erano tutte collegate in 4 chilometri, avevamo tutte le attività possibili e immaginabili. C'era previsto anche la possibilità dei parrucchieri, capito? Ma appunto, andare a ballare. Secondo me è un'idea da valutare. Sandro, che dici tu? Io sto ascoltando, come fa sempre Peppe, che lo dice in modo molto, molto deciso. Noi dobbiamo capire una cosa, ci sono delle cose che vanno fatte, secondo me, Nazareno, a livello strutturale, perché si ammetto a due elementi fondamentali. Uno è quello di finire questo lungomare, che ormai siamo diventati ridicoli, di avere un lungomare dove ci manca un pezzo. Quindi questo va finito assolutamente, perché il lungomare è la rappresentazione del turismo della nostra città. Secondo, per far sì che io, come sempre faccio, cerco di guardare un attimino un po' più avanti, c'è una zona portuale che secondo me va sfruttata, perché la zona portuale fino a ieri era una zona mercantile. Oggi dobbiamo fare una scelta turistica e rendere quella zona una zona molto più accattivante a livello turistico, per cui con le attività, con un discorso fatto di... Sandro, dobbiamo concludere, però secondo me il lungomare va bene, però per 10 mesi è quasi vuoto il lungomare. Secondo me bisogna fare in maniera che si viva anche d'inverno, bisogna inventarsi qualcosa. Mo dico una cosa, cioè, secondo me sai che c'è, Nazareno, che noi anni fa abbiamo voluto dare a tutti i 115 chalet che diceva prima il mio amico Peppe, abbiamo dato la possibilità a tutti gli chalet di stare... di avere la licenza, diciamo, per far da mangiare, no? Tu non so se ti ricordi negli anni passati, c'erano 3-4 chalet sole che facevano da mangiare.
questa è una mia, questa deregulation secondo me non ha portato dei grossi vantaggi, perché primo le strutture non sono tutte quante uguali, ci sono strutture piccole che in qualche modo non riescono a fare un lavoro, diciamo così, sia a livello sanitario che a livello, diciamo così, commerciale importante. Noi dobbiamo far sì che il lungomare, come tu giustamente dici, è un aspetto estetico, ma dobbiamo viverlo, anche gli eventi dobbiamo spostarli pure sul lungomare, non possiamo fare gli eventi sempre a Piazza Giorgini. Ma non so, non solo io Pierpaolo, lo predichiamo da anni questa cosa qui, però io ci aggiungo anche che non può stare 10 un lungomare bellissimo che vive 2 mesi, secondo me è una cosa infruttuosa, che non frutta niente. So. Ma anche, guarda, ti dico, io spesso parlo con dei colleghi nazionali, noi non sfruttiamo affatto anche la spiaggia d'inverno. Io farei oggi una, così direi questo slogan, sfruttiamo la spiaggia d'inverno, perché d'inverno, soprattutto nella primavera, e parliamo dei mesi tipo marzo, aprile, ma sì, noi abbiamo mesi, un open space enorme, dove possiamo fare dei grossi eventi sulla spiaggia, che va dalle maratone delle iniziative sportive. Noi abbiamo quella spiaggia lì che dobbiamo sfruttarla. Punto. Levato sì, un paio di mesi, toi, gennaio, dicembre, così delle pezze. Secondo me dovrebbe... Hai dei tendoni per i giochi, per ballare, adesso, per fare dei musica. Adesso devo concludere. Secondo me, scusa Giuseppe, secondo me sono idee importanti da portare avanti. Io posso dirvi che con Riviera oggi, se vogliamo fare una campagna di questo genere, noi ve la portiamo avanti... per pubblicizzarla il più possibile e per farla arrivare alla realizzazione, perché appunto non possiamo... Nazareno, vorrei concludere prima di salutarvi dicendo che tra l'altro a livello di marketing, perché oggi purtroppo viviamo nel mondo dei social, San Benedetto si deve dotare di un brand chiaro, dove dobbiamo far capire i motivi per cui uno viene a San Benedetto. Li sappiamo: il mare, il mangiare bene, diciamo così, degli eventi importanti e soprattutto questa caratterizzazione familiare. Se abbiamo questo brand, dobbiamo focalizzarlo di più, incentivarlo di più e soprattutto pubblicizzarlo. Senti, tu sfondi una porta apertissima, tu sai che lo dico da sempre. Sandro, lavoriamo a un piano di spiaggia promesso da tanti anni e ancora si vede una risoluzione. Con il piano di spiaggia, Nazareno, noi possiamo veramente mettere in atto tutte le idee che hanno sia Sandro, forse qualcuno anche io, ma i giovani se non diventano fatti, e per questo ci vuole un comune, un'amministrazione che le condivida queste idee, se piove San Benedetto chiude. Quest'anno dobbiamo considerarlo un anno di transizione, come dice Sandro, come dice Giuseppe, dove ci sarà una perdita, ma non solo per il chalet, penso per tante altre attività. Però se può essere quando lungo, uno è in crisi investe, può essere crisi, utile per iniziare dopo una ricrescita del turismo, Giuseppe, una ricrescita del turismo, perché vi ripeto, pandemia a parte, noi siamo in discesa nel campo turistico, questo ci rimettono tutti, ci rimettono voi che avete gli chalet, quelli che hanno gli alberghi, la gente che ci lavora. Quindi bisogna, Sandro, avere un'idea e far sì che si realizzi, e per questo ci vuole il consenso del comune, dei comuni, perché non solo San Benedetto, Cottamare, tutti, secondo me, no? Anche i paesi qui intorno, se cresce il turismo in San Benedetto, tutti si avvantaggiano, no? Zare, io mi auguro, visto che fra 7-8 mesi si andrà a votare, che chi si presenterà a dirigere la prossima amministrazione abbia 3 o 4 idee coraggiose, chiare, dove far sì che il turismo, come dici tu, possa emergere definitivamente. Allora, chiudo, Sandro, non so se segui le mie interviste che sto facendo con tutti i consiglieri comunali. Ma le leggo, come no? Le segui anche... Sì, e queste sono nate, questa idea è venuta da quello che dici tu. Dai persone, i gregari in consiglio comunale non ci devono stare, tutti devono avere idee, giusto? Ci vuole un po' di coraggio. E anche tutti devono avere un contributo. Infatti sto chiedendo a queste persone che stanno in consiglio comunale, che contributo hai dato fino adesso?
capito? Giusto, perché ho detto che a casa. I gregari solo nel ciclismo si devono stare. E basta. Vabbè. Ok, d'accordo, vabbè, vi saluto, grazie di della vostra collaborazione. Grazie a te. Ciao, 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 ciao. Ciao.